Mi chiamo Federica e sono una stylist Dyson. Oggi vi darò alcune tips per creare uno styling più duraturo con Dyson Airwrap. Innanzitutto ci tengo a precisare che Dyson Airwrap è un prodotto molto versatile, quindi vi permetterà di creare uno styling più preciso e più curato da capello bagnato, ma allo stesso tempo uno styling anche molto più veloce da capello asciutto. Quello che cambierà sarà la durata del nostro styling a seconda del tempo e delle attenzioni che noi gli dedicheremo. Un altro consiglio è quello di far raffreddare la ciocca prima di scioglierla. Quindi andrete a spingere il tastino di accensione ulteriormente verso l'alto prima di sciogliere la vostra ciocca. Un'altra cosa molto importante è quella di far raffreddare molto bene tutte le ciocche alla fine dello styling, prima di andarle a spettinare o con le mani o con un altro accessorio. Un'altra cosa che ci può sicuramente aiutare è quella di utilizzare dei prodotti di styling, una schiuma, un prodotto texturizzante per le beach waves oppure della lacca. Io, per esempio, utilizzo la lacca alla fine di ogni sezione, in modo tale da andare a fissare molto bene il movimento prima di proseguire alla sezione successiva. Per qualsiasi altra domanda, vi invito a scriverla nei commenti qua sotto. Inoltre, vi invito a cliccare su Dyson.it per conoscere tutti gli altri nostri prodotti.